Andiamo a fare un piccolo riassunto di quello che è successo a Roma in un'altra disciplina. Parliamo di matematica e al servizio è della giornalista del TG1 Patrizia Angelini. Vi ricordo, ripeto, 20 minuti. 20 minuti alla fine della gara. Quindi sono arrivati da tutta Italia per questo concorso nazionale dedicato alla matematica per tutti, docenti e ricercatori universitari, per spiegare giocando che la matematica non deve far paura. Ma matematica per tutti per superare un pregiudizio ancora molto presente, cioè che la matematica sia una competenza, la capacità matematica in particolare, sia una competenza riservata solo a pochi eletti, per far sì che invece ragazzi di tutta Italia si possano provare in attività ludiche che sono comunque attività di apprendimento. Questa materia che in realtà, come ci diceva Platone, è uno strumento di conoscenza, quindi è qualcosa che avvicina anche quelli che sono più lenti a conoscere, ad apprendere la realtà che ha di fronte. Dalle elementari alle superiori si sono dati appuntamento quasi 2000 studenti in un grande parco giochi caro al mondo del cinema. Un parco divertimenti, ovviamente, il luogo dove i ragazzi sono a casa loro. Nel caso poi di Cinecittà World, che è il parco del cinema di Cinecittà, è perché qui ci sono 80 anni di storia del cinema, storia della televisione, e non è solo una visita di divertimento ma è educazione, infatti facciamo laboratori e iniziative educative. Tra un set e un teatro di posa gli studenti hanno potuto confrontarsi divertendosi anche con giochi matematici destinati alle difficoltà di apprendimento e alle carenze cognitive. Che sono giochi proprio pensati per avere il divertimento come priorità, ma anche l'apprendimento e i bambini che hanno qualche difficoltà.